Buongiorno, sono Olivia Tripiciano per Hot Corn. E Margherita, inizio... Hot Corn. Inizio col chiederti, esordisce la regia portando sullo schermo una paura che accomuna tante persone. Perché questa decisione? Perché spero che vengano un sacco di persone a vederlo, proprio perché ci sono tutte queste persone. No, ma no, perché è una cosa che di cui mi sono accorta. Prima mi vergognavo tanto, poi quando ho cominciato a dire io ho un po' paura dell'aereo, anch'io, dico anch'io, a tutti che mi raccontavano, perché io quella volta che sono andato giù, su, da, cioè chi mi ha raccontato che si è spezzato l'aereo, cioè cose tremende, no, cose tremende, per cui o anche atterraggi, o anche insomma, cose che poi sono finite benissimo, me l'hanno raccontata, quindi non sono morti. Però poi mi sono resa conto che è una paura veramente comune, trasversale, che prende in periodi, magari poi ti passa, quindi è legato anche a delle ansie che c'hai in quel momento, quindi per coprire altre cose, altre problematiche, improvvisamente diventi terrorizzata dall'aereo. Chi ha avuto figli, per esempio, soprattutto tante mamme che dopo aver avuto due figli, un figlio, non prendevano più l'aereo perché erano terrorizzate, allora dovevano viaggiare con i figli, cioè comunque, perché naturalmente è un mezzo che comunque un po' spaventa. Quindi secondo te portare sullo schermo una propria fragilità aiuta in qualche modo a superarla anche? Ma a me ha aiutato molto condividerla e adesso diciamo veramente spero condividerla con tante persone. Mi fa sentire meno strana, meno una persona da prendere in giro, da evitare, anche se sono naturalmente una persona che si è persa tantissime cose nella vita e questo purtroppo, cioè, so che c'è il giro del mondo, puoi fare in aereo, ma insomma sono sempre comunque molto in ritardo rispetto a quello che mi sono persa. E nel film hai diretto anche tua figlia Caterina. Sì. Com'è stata questa esperienza? Ma per me è bella, poi bisogna chiedere a lei perché lei ha un suo carattere, e per fortuna. E lei vuole fare l'attrice e allora sta facendo l'Accademia Nazionale. E quindi però per me era indispensabile che fosse lei perché abbiamo un rapporto vero e siccome nel film ogni tanto ci sono delle cose molto vere e alcune molto inventate, lei doveva far parte di questa cosa perché ha quegli occhi che mi guardano in quel modo e io la guardo in quel modo. In qualche modo lei è una persona così, che non ha paura, che mi vuole in qualche modo fare da madre delle volte perché è molto matura e io gli devo tantissimo. E ci sono anche tantissimi volti noti, Elena Sofia Ricci interpreta sì. Se stessa. Questa scelta a cosa è stata dovuta? Ma volevo inscenare una cosa abbastanza divertente con un'altra attrice che un po' ha la mia età, siamo nelle stesse cose. Io poi sono anche una abbastanza, non sembra, ma insomma ogni tanto invidio in maniera, diciamo, tranquilla. E lei ha fatto una bellissima carriera, mi piace molto quello che ha fatto. E quindi, insomma, era giusto invidiare lei questa cosa. E quindi anche lei mi ha sempre detto, siccome ci conosciamo, ah, ma tu fai delle cose che io a me non me le fanno fare. Insomma, mettere un po' in scena questa nostra amicizia che però ha anche degli aspetti giusti e normali di una bella, di un'osservazione una dell'altra, no? Che non è competizione, è osservazione. Ed è una delle mie poche amiche che ho in questo mondo, quindi del cinema. E quindi ci siamo molto divertite. Almeno spero che anche lei si sia divertita. Senti, l'ultima domanda. Tu sei stata diretta dai registi più famosi, più celebrati. Hai pensato a qualcuno di loro mentre dirigevi? Beh, sì, ho pensato allo sguardo, a cosa mi avrebbe detto Nanni Moretti, a cosa mi avrebbe detto Carlo Verdone, a cosa mi avrebbe detto, non lo so, sai, tanti. Però poi me ne sono anche molto fregata. Grazie. Grazie a te. Grazie.